ci opprime la possibilità di sognare e la non possibilità di raggiungere i nostri sogni. Noi ci sentiamo molto rassegnati. Direi che è come un ventaglio, non puoi dire questo ramo punta meno, contano tutti come i raggi, che il perno è la libertà. La libertà. Non esiste cosa più bella della libertà. E dalla libertà nascono le scelte nei vari settori in cui si svolge l'esistenza umana. Persone che si sentono oppresse dovrebbero proprio cercare la libertà negli altri stati, dovrebbero sentirsi unite. Per noi questa è una sensazione che proviamo attraverso la musica. Tutti dovrebbero iniziare a pensarci perché è un problema che a noi sembra lontano, però potrebbe essere capitato a noi quel problema. E quindi possiamo ritenerci fortunati che abbiamo un tetto sulla testa, che possiamo mangiare, che possiamo divertirci. Possa studiare, invece molti bambini non possono avere tutti i diritti che abbiamo noi. I think the most important human right, or the concept that's most important, is freedom. And it relates to many of the articles in the Convention on Human Rights. So freedom of movement, freedom of thought, freedom of freedom from fear. And in today's world, with the terrorist activities occurring, that's a really important one. In Italia abbiamo una Costituzione che è avanzatissima, perché già nel 48 sono stati indicati grandi diritti costituzionali, una grande aspirazione che oggi però è scritta nei testi internazionali. Ma io credo che le parole dell'ONU e della Costituzione italiana sui diritti umani siano sicuramente belle e condivisibili, ma altrettanto insignificanti. Qui hanno vinto il capitalismo finanziario, la tecnologia, i servizi segreti e il fondamentalismo. L'Organizzazione delle Nazioni Unite non ha potuto preservarci da conflitti sanguinosi, e quindi i popoli debbono vigilare, debbono insorgere contro ogni minaccia alla loro libertà. Per me sono, non lo so, non ne ho idea, è qualcosa di complicato. Ho fatto la vedetta dei partigiani a 11 anni nel 1944. Io dico che i diritti umani in Italia ce l'hanno soltanto quelli che sono altamente raccomandati, perché tutti gli altri dovranno sgambettare finché vogliono per avere un diritto. E tante volte il diritto non lo trovano mai. C'è una massa di gente e una lamentela continua. È proprio l'animo della gente che è cambiato. Una volta c'era più bontà, c'era più fiducia, c'era più. Adesso è tutto peggiorato. Mettiamo il timogo, mi interrebbe far lavorare in Italia. Ho delle regole da rispettare, ma essendo un individuo, essendo un essere umano, ho dei diritti che vanno contestualizzati in queste regole. Per cui si potrebbe cominciare con l'attuare i principi che sono sanciti nella Carta dei diritti e fare un'ulteriore evoluzione verso un adattamento legislativo ai cambiamenti culturali che sono in corso. Penso che i diritti umani non esistono più, anche perché io sono un povero disgraziato e vivo in un dormitorio e sono un italiano. Penso a qualcosa che è stato messo in una scatola e che in qualche modo abbiamo sotterrato. L'importante è che non mi tocchino quello di cui io credo di avere bisogno. Se uno non riesce a comprarsi il mangiare, basta venire dietro un banco di frutta e verdura e si capisce com'è la situazione. I diritti umani oggi in Italia è dura da dire, perché secondo il mio parere mancano, specialmente verso i bambini e verso le donne. Il 93% delle donne che subiscono violenza non denunciano. La donna si vergogna a raccontare. La donna ha paura, si sente in colpa. Ma io direi che in Italia siamo a buon punto, se non arrivate, perché comunque sono tutte le donne sono entrate nei carabinieri, nel Parlamento,
sono entrate un po' dappertutto. Diciamo che le donne possono tranquillamente fare le camioniste. I diritti umani secondo me sono tipo quando esco non devo essere guardata in un modo brutto, come per dire da dove è uscita sta ragazza, oppure quando dico che sono musulmana tutti che mi dicono allora sei l'ISIS, allora mi vuoi uccidere, allora cosa mi fai? Tu vai a affittare casa, loro ti dicono sei straniera, non ti voglio affittare, ti danno il diritto di lavorare, però anche tu devi rispettarlo questo diritto. I diritti umani, qui non saprei cosa dirgli, perché i diritti umani è essere onesto, lavorare, insomma pensare alla famiglia, non disturbare nessuno e tenersi nelle sue. Lasciar vivere la gente in pace. C'era un tale che tanti anni fa è morto già, e questo era il famoso Gino Bartali, diceva qui è tutto da rifare. Se facciamo una radiografia tra due persone non riuscirai a distinguere il nero dal bianco, dall'orientamento sessuale che esso possa avere. Io vivo proprio la differenza se esco con un ragazzo piuttosto che con una ragazza. L'unica cosa che io chiedo personalmente è l'indifferenza, cioè è una cosa normale, lasciatemi libera. No, allora era diverso. Adesso non ti fanno manco più muovere, una volta potevi muoverti. I diritti umani ormai non si può più fare nulla, perché tutti ci si appoggia al discorso del diritto umano, quindi quasi l'essere un vicino di casa diventa un mestiere. Deve essere più movibile, più tollerabile, bisogna avere pazienza col popolo e tutto, e compagnia bella, bisogna farsi capire. I diritti umani sono di non togliere la libertà agli altri, di non essere incarcerato abusivamente. Vuol dire rispettare il prossimo, vuol dire essere rispettati. Prima dei diritti c'è anche i doveri. La libertà di parola, quella in dubbio ce l'abbiamo. Manca il dovere dell'ascolto. Non tutti sanno ascoltare, perché ascoltare è la cosa più difficile di questo mondo, perché tutti vogliono esprimere le proprie opinioni e far valere le proprie idee. Altri diritti che reputo importanti, essendo papà, è quello di poter lasciare ai nostri figli in eredità un mondo che sia vivibile, pulito, e questo c'entra anche con il lavoro che faccio io. Per me i diritti umani sono alzarsi il mattino e aprire il negozio, prendere la bicicletta e andare a fare un giro, e guardare il mondo ed essere felici senza aver paura che ti succeda qualcosa. La libertà si connette di fatto al diritto. Se tu non hai libertà non riesci manco ad avere i tuoi diritti. Secondo me senza cultura la concezione, l'idea stessa di diritto non viene capita. Dal momento in cui cominci a distruggere la storia e la cultura di un uomo, vuol dire che vuoi già distruggere poi l'uomo stesso. La cosa fondamentale è appunto diffondere la cultura, che è la prima alleata dei diritti umani ovunque e sempre, in ogni tempo. Oltre all'istruzione abbiamo la libertà anche solo di camminare per strada, di conoscere gente, libertà che spesso diamo troppo per scontato. Lo spirito individuale non può essere domato né da una dittatura né da una religione imposta. Sappiamo che in molti stati molti diritti sono calpestati, ma almeno si è creata la coscienza che ci sono dei diritti che devono essere rispettati. Ed è stupendo pensare che qualunque bambino o bambina nasca nel mondo, indipendentemente da dove nasca, possa godere di diritti minimi comuni a tutti. I ragazzi di questo momento sono quelli che possono cambiare il mondo. Che cosa sono i diritti? I diritti umani. Ecco, che cosa sono i diritti umani? Sono diritti che vanno rispettati da tutte le persone del mondo, come ad esempio essere liberi e stare bene, crescere tranquilli, andare a scuola, giocare anche, e essere liberi di dire quello che si pensa e anche uscire di casa senza che ci cada una bomba in testa. Ma io direi la mia, ma non so se faccio bene. Prima di avere dei diritti bisognerebbe essere umani.
c'è qualcosa che ci lega oltre al denaro. E questa cosa è che siamo tutti umani e che dobbiamo dimostrare questa umanità. Riconoscere che l'altra persona è una persona, cioè vederla nella maniera più completa e profonda possibile. Essere persone, cioè spontaneo, non vado a vedere se tu sei di una religione o sei di un paese o sei diversamente da me, ma essere persone, perché è l'unica cosa che ci lega. Siccome noi persone non possiamo stare da soli, ma dobbiamo essere insieme, e siccome siamo tutti nella stessa barca, dobbiamo convivere insieme.